materia oscura, molti ne parlano, alcuni la cercano, nessuno la trova. La materia oscura è l'argomento di punta di questo periodo, ha addirittura oscurato, se possiamo dire, i buchi neri che sono stati la superstar dell'astronomia negli ultimi decenni. Adesso la materia oscura, forse favorita anche da questo nome evocativo che fa pensare a chissà che, eccetera, è il mistero del giorno. Ma è una storia vecchia. Le prime avvisaglie si hanno addirittura nel 1930. Mi fai vedere la prossima, sì. Nel 1933 Zwicky analizza, allora gli strumenti non erano ancora abbastanza precisi, però si aveva già una vaga idea della dimensione dell'universo, si conosceva abbastanza bene, della massa delle galassie, eccetera, eccetera. Non era ancora ben possibile analizzarle nel loro interno, però gli ammassi di galassie, potevano essere studiati. Zwicky studia parecchi ammassi di galassie. Parecchi ammassi di galassie, e gli risulta che, usa il teorema del Viriale con calcoli molto complessi, gli risulta che questi ammassi di galassie non possono stare assieme. Cioè la mutua forza di gravità la mutua forza di gravità fra una galassia e l'altra non è sufficiente a tenerli assieme. Ora, ci sono ottime ragioni per ritenere che questi ammassi sopravvivano dall'inizio dell'universo, cioè almeno da 12-13 miliardi di anni. E il fatto che stiano assieme mentre le loro velocità reciproche, mostrano che dovrebbero disfarsi nel giro di meno di 1 miliardo di anni è un problema abbastanza complicato. Zwicky per primo nomina questa. Lui non, quindi è scritto materia fredda e scura. Veramente lui la chiama materia mancante, però anche lì poi nelle traduzioni per vedere, capirsi, eccetera. Comunque nasce come problema della massa mancante, cioè negli ammassi di galassie manca della materia, che non si vede, perché noi vediamo, almeno nel 33 sicuramente, ma ancora per parecchi decenni, vediamo solo la materia luminosa. La materia oscura la possiamo vedere solo quando ha qualcosa dietro. Le sacche di carbone nella galassia, le nubi oscure nella galassia, le abbiamo potute intuire da decenni, da quasi un secolo, ma solo perché hanno della luce dietro e quindi fanno uno schermo scuro su una fonte luminosa. Non avevamo, fino alla nascita della radioastronomia, non avevamo nessun modo per individuare la materia oscura. Quindi, per noi dire, beh, materia che non brilla, poteva essercene a iosa, poteva essercene a sufficienza per tenere insieme gli ammassi di galassie, nessuno si pone il problema. La materia scura può benissimo esserci e non vedersi perché non brilla. Però si va avanti, proprio una precisazione, non funziona. La formulazione, chissà se ce la faremo stasera. Riavvolgiamo il nastro. Allora, la teoria del Big Bang, presentata da Gamow, sviluppata nei particolari, fa delle previsioni clamorose, che sono quelle che poi le hanno permesso di essere chiamata teoria, perché finché una teoria non fa delle previsioni verificabili, è una ipotesi. La teoria sviluppata nei calcoli, proprio con la fisica conosciuta da Gamow, porta a abbondanze relative alla fine dello stato esplosivo di un'abbondanza del 75% circa di elio, di idrogeno, il 25% circa di elio, parti per milioni di deuterio, che serve l'idrogeno pesante, e litio in tracce. Questa è l'eredità che ci lascerebbe il Big Bang. Il chiodo della teoria per decenni è proprio stato il fatto che non riuscisse a prevedere la formazione di elementi più pesanti, perché l'espansione è così veloce, così rapida, e che quindi crea un raffreddamento repentino della situazione,
che una volta che si è formato, che circa una parte dell'idrogeno si è trasformato in elio e potrebbe forse trasformarsi in qualcosa di più pesante, la temperatura è diventata troppo bassa e la teoria non è in grado di spiegare elementi più pesanti dell'elio. In seguito, detta così per inciso, la presenza di elementi più pesanti è stata spiegata perché all'interno delle stelle si formano gli elementi più pesanti perché hanno il tempo di farlo. Durante il Big Bang non c'è stato il tempo. Dopo, nelle stelle con i miliardi di anni a disposizione, c'è stato il tempo di formare più elementi. Elementi più pesanti dell'elio e poi col metodo della esplosione delle supernove spargere questi elementi più pesanti nell'universo e dare modo alle stelle di generazioni successive di inglobarli. E noi inglobiamo tutti gli elementi più pesanti dell'elio proprio perché sono stati metabolizzati all'interno di alcune stelle che poi esplodendo l'hanno sparse nell'universo e stelle successive, eccetera, eccetera. La teoria prevede anche la radiazione di fondo a microonde. Ora, se faremo una lezione sul Big Bang, vedremo, avremo motivo di spiegare che cos'è questa radiazione di fondo, perché c'è e perché si vede così e perché è fatta così e cos'è, eccetera. Però comunque c'è questa radiazione di fondo. Questa radiazione di fondo è praticamente il gas diffuso che si è raffreddato ed è perfettamente, quasi perfettamente uniforme e sparso. Gli addensamenti non ci sono, è un gas molto uniforme, è uniforme per una parte su 10.000, che è uno sproposito, è come il livello del mare praticamente. Quando però si raffredda ancora, si raffredda ancora, si raffredda ancora, queste piccolissime disomogeneità, speriamo che adesso vada, sì, ecco, questa qua è una fotografia della radiazione di fondo, queste piccolissime disomogeneità, che sono parte su 10.000, sono assolutamente insignificanti, durante l'espansione si raffreddano abbastanza che la mutua attrazione gravitazionale delle particelle comincia a essere sufficiente a fare degli addensamenti e a far nascere delle stelle e delle galassie. Il problema è che si fanno i calcoli, non basta dire succede così, non basta dire olè per uccidere il toro, cioè bisogna fare dei calcoli e mostrare. I calcoli mostrano che se la densità dell'universo è quella osservata dalle stelle luminose, le galassie e le stelle si sono formate troppo presto. Cioè, da un gas diffuso molto uniforme, perfettamente uniforme che si sta raffreddando, e a quella densità, le piccole disomogeneità non hanno avuto abbastanza tempo per formare le galassie. Perché noi, le fotografie più profonde del telescopio spaziale mostrano galassie che si sono formate meno di 1 miliardo di anni dopo il Big Bang. È troppo presto. Teoricamente non c'è stato il tempo. Ci vorrebbe più materia. E quindi l'uccellino dice: ma allora forse Zwicky aveva ragione, c'era più materia. Il problema è che le reazioni nucleari che portano a idrogeno, elio ed deuterio nelle percentuali osservate non la richiedono. Cioè, se ci fosse stata più materia, tale da giustificare la formazione delle galassie così presto, ci sarebbe stata anche durante l'espansione primordiale, quando si sono formati gli elementi, idrogeno ed elio, quando l'idrogeno si è trasformato in elio. Ecco, se ci fosse stata più materia, le cose sarebbero andate diversamente. Si sarebbe formato più elio o meno idrogeno, le cose sarebbero andate diversamente. Quindi questa materia serve e non serve.
Cioè, serve per giustificare le galassie così precoci, ma dà fastidio per giustificare l'abbondanza degli elementi degli elementi, l'abbondanza relativa degli elementi osservata nell'universo. E siamo in una impasse. A questo punto si forma una, diciamo, una scuola di pensiero, diciamo, che dice: beh, quale delle due cose ha ragione? La materia più abbondante è richiesta anche da un'altra cosa molto importante. La meccanica celeste, la relatività generale, calcoli molto complessi, ci dice che quando un oggetto si espande, si allontana contrastando la propria forza di gravità, contrastando la forza di gravità, lo può fare a diverse velocità. Lo può fare, per esempio, un razzo che parta dalla Terra, lo può fare, può allontanarsi alla velocità di fuga perfetta, può allontanarsi un po' più veloce o può allontanarsi un po' meno veloce. Questa situazione può essere studiata nei dettagli. Vi faccio un esempio. La densità osservata dalla materia dell'universo non è compatibile perché è troppo poca, ma dovrebbe invece essere la densità critica. La densità critica è quella a cui l'espansione avviene, continua ad avvenire all'infinito, a velocità tendente a zero e con densità tendente a zero, ma in un tempo infinito. Praticamente è come la velocità di fuga di un corpo che si allontani da Terra. Si rallenta, come abbiamo visto nella lezione della volta scorsa, rallenta, 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 va sempre più piano, ma non si ferma mai. Mai, è fermo all'infinito. Ora, togliamoci una curiosità, guardiamo, diciamo che nell'universo sia solo la Terra, parte un razzo dalla Terra, la velocità di fuga, diciamo che esattamente vale 11.200 metri al secondo, preciso al milionesimo di millimetro, vale 11.200 metri al secondo. Parte e la sua situazione è quella della densità critica, cioè un universo con densità esattamente uguale alla velocità di fuga, che porta a delle implicazioni di cui poi, se volete, parleremo, la geometria dell'universo piatta, cioè non vuol dire universo piatto che è una frittella, vuol dire che vale la geometria euclidea e cose di questo genere. Analizziamo un razzo che parta esattamente a 11.200 metri al secondo e uno che parta a 11.201. Cioè una parte su 10.000 più veloce. Da prima non cambia niente, ma poi uno tende a zero la velocità e l'altro invece tende a 140-150 metri al secondo. Dopo miliardi di anni, la velocità di quello che è partito un pelino più veloce è migliaia di volte, 100, qui vi dico 400, ma è solo partito una volta di 10.000, è centinaia di volte superiore all'altra. Torniamo al nostro universo. Se ha la densità critica, si espande. Se la densità è appena un milionesimo di miliardesimo insignificante, inferiore alla critica, fosse stata, l'universo sarebbe già arrivato al limite, si sarebbe già contratto e sarebbe già ricollassato su se stesso. Se la densità fosse stata un miliardesimo inferiore, l'universo si sarebbe espanso a una velocità tale che oggi noi in cielo potremmo vedere al massimo una o due galassie e sarebbe tutto nero e tutto vuoto. Sarebbe già dilatato miliardi di volte. Ora, noi osserviamo un universo che è 20 volte meno denso della densità critica.
quello che noi vediamo con le galassie, 5%. Per essere adesso, dopo 13 miliardi di anni, ad una densità solo un ventesimo di quella critica, vuol dire che all'inizio era alla densità critica meno un millesimo di miliardesimo. Capite bene che risulta difficile accettare due cose così legate che differiscano per meno di un millesimo di miliardesimo. Quando due grandezze così, la densità critica e la densità osservata, sono così spaventosamente vicine, mi pare 10 alla meno 15, cioè una cosa, ci deve essere un qualche motivo che le fa essere uguali. Cioè, così è un discorso, però fisicamente così è statisticamente abbastanza inaccettabile che la densità si fosse stata all'inizio così smisuratamente vicina alla critica. E non fosse stata la critica, probabilmente doveva essere la critica per qualche motivo che noi non conosciamo e che dobbiamo cercare di capire. Quindi, l'espansione dell'universo richiede, la densità critica. C'è stato un periodo, però, appunto, in cui si diceva: ma allora, questo universo ha la densità critica o no? Non è che è facile osservare. Progredendo gli strumenti si arriva alla possibilità di osservare un fattore che mi sono dimenticato di scriverlo qua, ve lo dico così, tenete presente, si chiama omega, una omega grande, che si chiama parametro di decelerazione. Cioè osservare come l'universo stia decelerando sotto la sua stessa forza di gravità. Cioè, l'espansione parte per inerzia e poi la gravità lo rallenta. Cerchiamo di osservare questo parametro di decelerazione per vedere se il rallentamento è in accordo con la densità critica, che è quella che serve anche per il Big Bang, o con quella osservata. Il problema è che per osservare questo parametro di decelerazione bisogna osservare galassie lontane miliardi di anni luce. È un lavoro ciclopico, assolutamente fuori portata negli anni 50, negli anni 60, però abbastanza recentemente, intorno al 2000, si è avuta la possibilità di osservare davvero se questo parametro di decelerazione fosse in accordo con la densità critica, che è 20 volte quella che osserviamo, perché le galassie si contano, sono lì, sono poche, o se è in accordo con la densità che noi osserviamo. La sorpresa è stata che questo parametro di decelerazione, questa osservazione per osservare come l'universo stia decelerando se in accordo con una teoria o con l'altra, ha mostrato invece che l'universo accelera. Boom, siamo un blaga di tela. Quindi non è da lì che viene la risposta. Non è da lì che viene la risposta. E del resto ci sono altri fattori che ci indicano che la densità deve proprio essere quella critica. Nonostante l'universo in accelerazione, in espansione accelerata, non possa dare il verdetto, perché non si sa perché acceleri, no? Ancora non si sa adesso, si è inventata l'energia oscura per trovare una scusa, ma proprio il perché l'universo, l'espansione dell'universo sia accelerata, proprio non se ne ha la minima idea. Si sa, sembra, e anche questo non è ancora sicuro, perché è stato determinato che accelera osservando galassie lontane, non galassie, supernove, stelle supernove di tipo 1A, che sono la candela standard, lontane oltre 1 miliardo di anni luce, brillano meno di una candela sulla Luna. Ecco, osserviamo cose di questo genere, non è che
misuriamo col metro da muratore per strada. C'è un altro problema che si presenta, perché il Big Bang è una cavagna che fa acqua da tutte le parti, però è quella che ne fa meno di tutti. Cioè, tutte le teorie alternative non tengono neanche l'acqua, sono proprio veramente, sono chiacchiere, come dicono i napoletani, chiacchiere, tabacchiere, legna, anche Napoli non impegna. Non ci sono teorie alternative, si fregiano del titolo teorie, ma non ne hanno il diritto perché la teoria deve fare delle previsioni verificabili, altrimenti è solo un'ipotesi. L'unica teoria del Big Bang è che fa previsioni verificabili, però fa acqua. Uno dei più gravi problemi della teoria del Big Bang si chiama il problema di orizzonte. Mi spiego, tutto quello che succede nell'universo si evolve attraverso successivi stati di equilibrio. Se noi prendiamo una bacinella d'acqua tiepida e ci mettiamo dentro un cubetto di ghiaccio, un po' di tempo, abbiamo una bacinella di acqua tiepida, perché il ghiaccio si scioglie, è un concetto di entropia, no? Cioè, tutto va verso l'uniformità, eccetera. Però dobbiamo dare al ghiaccio il tempo di sciogliersi. Se noi mettiamo un cubetto di ghiaccio nella bacinella d'acqua e la vuotiamo subito per terra, il ghiaccio rimane ghiaccio, l'acqua si sparge sul pavimento e l'acqua tiepida non ce l'ho. Ora, partiamo dal Big Bang, cioè questo è l'inizio di questa espansione. Continua, progredisce, l'universo diventa sempre più espanso, sempre più rarefatto, fino a quando diventa freddo e emette la radiazione di fondo che noi osserviamo. Però questa espansione è rapidissima. All'inizio è a velocità spropositata. Come fanno parti di un universo che i calcoli mostrano che non sono mai state a contatto fra di loro ad avere una temperatura così perfettamente uniforme? Cioè tutto l'universo, il fondo di universo a microonde che noi osserviamo, osservato mi pare negli anni 50, 50, 60 da Penzias e Wilson, che hanno poi preso il premio Nobel abusivamente, mostra disuniformità appunto come nella radiazione di fondo inferiore a una parte su 10.000. Però buona parte, gran parte dell'universo non ha avuto modo di parlarsi, di stare a contatto, perché una propagazione degli effetti deve essere inferiore alla velocità della luce e le varie parti di un universo erano sconnesse dalla velocità della luce. In pratica abbiamo questa bacinella con l'acqua dei cubetti di ghiaccio e l'abbiamo sparsa sul pavimento, si è allargata vorticosamente senza dare tempo al ghiaccio di sciogliersi. Ma allora perché l'acqua è tutta tiepida? Ma la temperatura da un punto all'altro varia di meno un decimillesimo, 2 gradi e 73, da una parte all'altra varia di meno di un decimillesimo. Come fa a essere così spaventosamente uniforme se non ha avuto il tempo di uniformarsi durante l'espansione? Non c'è motivo proprio perché si sia formata tutta già così uniforme. Le reazioni nucleari che avvengono, che trasformano l'idrogeno in elio, possono avere dei momenti, dei posti e dei momenti in cui avvengono più velocemente, più posti in cui. Quindi dovrebbe esserci molta disomogeneità. E invece non c'è. E anche questo è un grosso problema. La soluzione più ragionevole per ora, ammesso e non concesso che poi sia vera per davvero, perché non si sa, per ora è solo una congettura. La soluzione più ragionevole di questo problema, e di questo se vorremo ne parleremo proprio specificamente sul Big Bang, è dovuta ad Alan Guth, e poi modificata, aveva presentato dei problemi, poi modificata da Landau, mi pare un fisico russo,
rende abbastanza ragione, si chiama inflazione cosmica, teoria dell'inflazione cosmica. Sembra che l'inflazione giustifichi questa spaventosa uniformità, giustifichi la struttura dell'universo, insomma, giustifica un sacco di cose che poi, di cui poi eventualmente parleremo, ma anche lei spaventosamente, ineluttabilmente, richiede la densità critica. E siamo da capo. A questo punto, veramente, abbiamo le teorie del Big Bang con l'ipotesi dell'inflazione che, vabbè, richiede la densità critica. L'andamento dell'espansione richiede la densità critica. Però le reazioni termonucleari all'inizio dell'universo non la voglio. A questo punto si ipotizza per la prima volta il fantasma di cui dovremo parlare stasera, che si chiama WIMP, Weakly Interactive Massive Particle, Particelle Massicce Debolmente Interattive. Cioè ci vuole della materia che collabori alla struttura dell'universo, renda uniforme l'espansione, quindi piatta la geometria dell'universo, permetta la disomogeneità della radiazione di fondo di formare delle galassie precocemente, ma non intervenga nelle reazioni termonucleari. In pratica, un marito che paga gli alimenti che si lievita ai coglioni, cioè che si lievita ai piedi. Ecco. Cioè, ci vuole questa materia che collabori solo gravitazionalmente. Esiste un tipo di materia. No, no, dai, ma cosa è? Certo che esiste un tipo di materia così, e sono i neutrini. I neutrini sono l'ideale, sarebbero l'ideale, hanno solo un difetto. Forse potrebbero, se fossero, ma non molto, un miliardo di volte più pesanti, non molto, un miliardo di volte, i neutrini sono spaventosamente leggeri, c'è pieno di neutrini nell'universo, attraverso di noi, un centimetro quadrato, 10 alla 11 sì, 10 alla 11 neutrini al secondo, cioè c'è solamente che sono spaventosamente leggeri e assolutamente non interagiscono con la materia. All'interno delle galassie, fra l'altro, viaggiano praticamente alla velocità della luce, quasi alla velocità della luce. Quindi gravitazionalmente nelle galassie non servono, non sono abbastanza lenti e massicci da collaborare. Forse potrebbero collaborare alla struttura generale dell'universo, però a noi serve cosa? Sì, forse l'universo basta, ma basta? No. No, perché nascendo la radioastronomia negli anni 60 e 70, studiando, si è scoperta una cosa fastidiosa, piacevole, ma fastidiosa. Cioè la radioastronomia e l'astronomia a microonde squalificano la materia oscura. In che senso? Noi la materia oscura la vediamo. Prima, al tempo di Zwicky, si diceva, oh, beh, materia oscura, non diffusa, non la si vede, va bene, forse sì, forse. Ma noi la materia oscura la vediamo. La materia oscura emette radiazione elettromagnetica a qualunque temperatura si trovi, anche a 250 sotto zero, la materia emette radiazioni elettromagnetiche nelle microonde, ma noi con le microonde abbiamo astronomia delle microonde, la rileviamo, la vediamo, le nubi oscure, le nubi molecolari della galassia, la materia oscura in giro nell'universo, la vediamo come la materia luminosa, con strumenti logicamente diversi, ma la vediamo. E ce n'è tanta, ma non abbastanza. Usando dei radiotelescopi, Vera Rubin, Cooper deve essere il nome del marito. Allora, se mettiamo ancora prima il nome del marito, non lo so come si chiama, Vera Rubin, la come Vera Rubin. Studiando delle
la rotazione delle galassie, per esempio la nostra, le nubi oscure, eccetera, scopre che viaggiano, le stelle viaggiano troppo veloci. Anche le galassie presentano lo stesso problema che 30 anni prima era presentato dagli ammassi di galassie. Prima si diceva, beh, gli ammassi di galassie non possono stare assieme, ci sarà qualcosa. Ma adesso non possono stare assieme le galassie. Cioè una galassia come la nostra, alla velocità alla quale va il Sole, vabbè, ora queste sono fotografie. Questa presentazione me l'ha fatta un mio carissimo amico che io ringrazio. Non so se sia in ascolto, spero che veda. Mi ha risparmiato un sacco di lavoro, me l'ha fatta, però lui è. Forse. Ecco. Con la riga 21 centimetri si vedono le nubi oscure di gas freddo, quello che poi diventeranno nuove stelle. Non è che ci sia altro nell'universo. Ci sono nubi di gas di elio, di idrogeno e elio, e poi non c'è altro di oscuro. Forse i buchi neri, ma bisogna proprio tirare per i capelli. Quindi la nostra galassia non può stare assieme. Si calcola più o meno la massa della nostra galassia, le leggi di Keplero sono abbastanza conosciute, si calcola le stelle che vediamo, gli ammassi che vediamo, si fanno delle supposizioni, la materia oscura, eccetera. La nostra galassia è molto densa verso il centro. La densità delle stelle nella zona centrale è anche migliaia, anche centinaia di migliaia di volte maggiore che nei nostri dintorni. Cioè dalle nostre parti in un certo volume, cioè c'è circa una stella ogni 200 anni luce cubici nei dintorni del Sole. Nella zona centrale della galassia ce ne sono mille per hanno luce cubico, cioè non, è proprio la zona è quasi tutta, è talmente concentrata nella zona centrale che allontanandosi un po' dalla zona centrale la velocità di rotazione cresce come se fosse quasi un corpo solido. Questo può darsi solo se la galassia ruota molto debolmente ed è estremamente compatta. Però allontanandosi poi dalla zona centrale, praticamente tutta la massa della galassia è concentrata nella zona centrale e la velocità di rotazione deve diminuire. Deve diminuire con la radice quadrata della distanza. La velocità di rotazione attorno a un centro, a una massa concentrata, diminuisce con la radice quadrata della distanza. Qui in questa fotografia c'è come dovrebbe. La linea tratteggiata ci mostra come dovrebbe diminuire secondo i calcoli di, cioè non li hanno certo fatti loro questi calcoli, ma usando le leggi di Newton e le leggi di Keplero, questo diagramma, questa linea tratteggiata ci mostra come dovrebbe diminuire la velocità allontanandoci dal centro della nostra galassia. Invece questa linea chiara sopra, con il codice, ci sono anche la sferetta con l'intervallo è l'intervallo di incertezza, diciamo. Quindi le possibilità di errore sono comprese entro queste barrette, non è che potrebbero essere più su, no, gli errori sono minimi. E questa galassia mostra la velocità è quasi il triplo. Quasi il triplo vuol dire 10 volte più massa. Eh Che aumenta. sì. Quindi, Cioè, vuol dire che noi ruotiamo attorno a qualcosa che pesa almeno 10 volte più di quello che vediamo. E allora siamo di nuovo a mezzo con la materia oscura. Vedete qua proprio questo a sinistra dovrebbe essere il diagramma previsto e questo a destra è il diagramma osservato. E in tutte le galassie in cui si ha modo di fare questa osservazione,
tutte mostrano andamenti analoghi. Cioè, le galassie tutte girano su se stesse molto più velocemente di quanto non dovrebbero fare. Teoricamente dovrebbero disfarsi in 448. La nostra galassia però esiste da almeno 13, 12, le stelle più vecchie hanno 12, 13, hanno 13 miliardi di anni, quindi esiste da almeno 13 miliardi di anni, 12, 13 miliardi di anni, quindi il nostro Sole fa 5 giri ogni miliardo di anni, ha fatto 50 giri attorno al centro della galassia. Chiaramente non si è disfatta. Anche su questo ci sarà da discutere, e anche questo è un argomento su cui ci sarà da picchiarsi, perché l'espansione, questa è una piccola digressione, l'espansione dell'universo dovrebbe agire anche all'interno delle galassie. E io mi ricordo alla lezione, il professore universitario diceva: non agisce quando i corpi si parlano gravitazionalmente, cioè si attraggono uno con l'altro gravitazionalmente, l'espansione dell'universo non prevale, non agisce. Un momento non prevale è un discorso, ma non agisce è un altro. Perché allora diciamo, vabbè, si parlano gravitazionalmente, allora cosa mettiamo? Mettiamo un controllore col ticket che dice: quanto disti tu? Senti la gravità? Sì. Allora tic, no, no, non la senti, allora tu no. Cioè, l'espansione dell'universo, l'espansione dello spazio, dato che l'espansione allo stato dell'arte, cioè l'idea di adesso non è che le galassie si allontanino, è che si espande allo spazio. Attenzione, un discorso, non è la materia che si espande dentro lo spazio, è lo spazio che si espande dentro la materia. Quindi una galassia, quando è nata, le galassie più lontane hanno uno spostamento verso il rosso, mi pare 12, 13, vuol dire che quando si sono formate l'universo era 10-12 volte più piccolo. Quindi quando la nostra galassia si è formata, questa qui è un'ipotesi mia, non, quindi prendetela per quello che vale. Quando la nostra galassia si è formata, era 10 volte più piccola. Forse si è formata con una velocità adeguata ad allora, e nel corso dei miliardi di anni è diventata grossa come adesso, però conservando le velocità di allora che erano giustificate da un universo molto più piccolo, molto più denso e da distanze molto più vicine. Sarebbe da calcolare quanta parte, forse questo potrebbe almeno in parte rendere superflua la materia oscura, almeno una parte renderla superflua. Che si dice, noi non interagiamo con la massa della Vergine che è lontano 50 milioni di anni luce, il nostro ammasso locale. Però 13 miliardi di anni fa l'ammasso di galassie della Vergine era lontano 3-4 miliardi di anni, milioni di anni luce. Era abbastanza vicino. Quindi avremmo dovuto interagire. Forse già allora viaggiavamo abbastanza veloci da trovarci adesso forse liberi, perché anche sulla libertà delle galassie una rispetto all'altra c'è da discutere, perché noi non vediamo le galassie allontanarsi una dall'altra. Noi misuriamo delle galassie solo la loro velocità in allontanamento o in avvicinamento e basta. Non si misura la velocità trasversale delle galassie. Cioè si potrebbe misurare con telescopi molto evoluti, osservando per 2-3 milioni di anni. Forse si potrebbe osservare un piccolissimo, ma noi non siamo assolutamente nello spostamento di due galassie in questo senso, perpendicolarmente
assolutamente. Noi possiamo solo misurare la loro velocità in avvicinamento o in allontanamento, come di tutto. Quindi fare congetture diventa complicato. Si fanno, però anche per misurare la rotazione su se stessa delle galassie, non è che dici, vabbè, la mia misuri come? Non la vedi mica ruotare la galassia su se stessa. Misuri la velocità delle singole stelle statisticamente, fai degli studi molto complessi, la velocità delle nubi a una certa distanza, eccetera, e ti fai un'idea di quanto il Sole giri, a che velocità giri intorno al centro della galassia. Però anche lì i moti delle galassie proprio nello spazio è impossibile determinarli. Questa è un'altra digressione, altro argomento eventualmente di cosa. Per esempio, è stata. Momento. Ci fermiamo là. C'è qualche domanda da fare? Anche. Vedi un po' se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare. La lontananza e la vicinanza delle galassie. Le galassie si avvicinano perché sono attratte gravitazionalmente, Ecco, perché ma si avvicinerebbero, però si stanno allontanando. Cioè le galassie si avvicinerebbero se non ci fosse, però essendoci l'espansione dell'universo si stanno allontanando. puntini su un palloncino, una Sì, volta il ecco, palloncino si concentra. però rispetto al paragone che viene fatto dei puntini sul palloncino, dei dischetti sui palloncini, però teniamo presente che si allargano anche i dischetti, eh? Cioè se noi gonfiamo il palloncino, anche il dischetto si allarga, aumentano le distanze tra un dischetto e l'altro, ma anche il dischetto si allungano anche le distanze all'interno del palloncino. Ora, per esempio, questo qua è un argomento così da... Vi ricordate l'isola... La perfetta uniformità della radiazione di fondo. Non ci sono le disuniformità da un punto all'altro, da rispetto al fondo normale, sono dell'ordine del millesimo, decimillesimo di grado. Però la sfera di questa radiazione di fondo che ci arriva da tutte le parti dell'universo in maniera perfettamente uniforme, non è perfettamente uniforme. C'è una anisotropia di dipolo che mostra che tutta questa sfera perfettamente uniforme è leggermente più veloce, più calda da una parte e più fredda dall'altra, ma non localmente, proprio. È come se noi invece che al centro della sfera fossimo un pochino spostati. La temperatura mostra un aumento da una parte, ma proprio che mostra chiaramente che noi rispetto al fondo a microonde stiamo camminando, noi, la Terra sta camminando a circa 400 km al secondo. Rispondo al fondo. Si fa nei conti, si compone con la nostra velocità attorno alla galassia, direzione, eccetera, e risulta che la nostra galassia nel complesso si sta muovendo a circa 600 km al secondo. Perché? Hanno inventato il grande attrattore, cioè un superammasso di galassie dietro l'ammasso della Vergine, che attrarrebbe noi, l'ammasso locale, l'ammasso della Vergine, attrarrebbe tutti in quella direzione a 600 km al secondo. Se vogliamo pignolare, se la teoria dell'inflazione davvero fosse vera, si rivelasse vera, ma non c'è nient'altro che faccia pensare. Cioè, ci sono tante cose che la chiedono. Sarebbe bella. Potrebbe anche giustificare questo fatto. Come potrebbe anche giustificare un altro fatto molto, molto
fastidioso. Quando l'energia, l'inizio dell'universo era tutta energia, solo energia, poi scendendo a livello di energia si forma la materia. Si forma, sì, negli acceleratori lo facciamo tutti i giorni, dalla materia all'energia facciamo materia, però la formazione di materia è perfettamente, rigorosamente, indissolubilmente simmetrica, materia e antimateria. Quando dall'energia si forma materia, si formano particelle e antiparticelle in uguale misura. Quindi, quando dall'inizio dell'universo si è formata la materia dall'energia, si devono essere formate particelle e antiparticelle. Perché il nostro universo è fatto solo di particelle? Certo, la disuguaglianza era meno di una parte, risulta meno di una parte su un miliardo. Cioè, un miliardo di particelle e antiparticelle si sono ricombinate generando energia e forse facendo giusto espandere l'universo e una si è salvata. Una su un miliardo. Però noi abbiamo un universo molto grande. Dovrebbe esserci dell'antimateria da qualche parte che non c'è, perché le prove fatte mostrano chiaramente che non ce n'è. L'inflazione, e forse però abbiamo bisogno di una lezione proprio solo sull'inflazione, potrebbe forse anche giustificare l'anisotropia, potrebbe giustificare l'abbondanza di materia e antimateria, potrebbe giustificare lo squilibrio. Potrebbe giustificare tante cose. Come dire, è troppo bello per essere vero. Però può darsi che sia vera. Comunque sia, è una storia sviluppata molto, molto, molto bene. E al momento, infatti, stanno anche cercando di confermare quella. Testiamo la nostra antimateria. L'antimateria, la nostra materia oscura. Questa qua è proprio le fotografie di Newton e Keplero. Tutto quello che vi ho detto non occorre più, basta. A è quello, è quella prevista e B è quella osservata. E su questo siamo d'accordo. Questa è la dimostrazione dei coi calcoli. Queste qua vi arriveranno tutte, quindi se volete approfondire, provare a fare i calcoli, vedete che Gm diviso R quadrato è la gravità e V quadrato diviso R è la centrifuga, che è la bilancia. Si sviluppano, eccetera, e risulta Gm diviso R, che è, vabbè, poi la formula finale, se avete voi poi voglia di giocarci, eccetera. Ora, questo qua è il discorso che abbiamo fatto all'inizio della lente gravitazionale. Se vogliamo andare a vedere, non è che sia molto diverso, cioè la relatività generale prevede questo fenomeno. Ma lo prevede anche la relatività ristretta, anche se molto meno. Perché? L'ipotesi del buco nero, o di un oggetto fortemente massiccio che devia la luce, che rallenti e fermi la luce, risale al 700. Perché si riteneva, secondo Newton, che la luce fosse fatta da particelle che andavano e venivano rallentate. Però Huygens, sempre nel 700, dimostra incontrovertibilmente che la luce è un'onda, con i fenomeni di interferenza mostra che la luce è un'onda. E quindi di gravità che frena la luce non se ne è più parlato per 2 secoli. Restava da stabilire questa onda in che cosa si propaga, perché l'onda del mare si propaga nell'acqua, l'onda sonora si propaga nell'aria, l'onda vibrazioni si propaga nel materiale. In che cosa si propaghi la luce? L'onda, che incontrovertibilmente è un'onda. In che cosa si propaghi? Non si sa. È stato inventato apposta l'etere cosmico per giustificare il mezzo nel quale la luce si propaga. La sua ricerca, inutile, ha dato origine alla teoria della relatività e la fisica quantistica. E la relatività generale ristretta hanno dimostrato incontrovertibilmente che la luce ha una massa, ha una quantità di moto, chiamatela come volete, ma ha una massa. Quindi la luce risente della gravità anche senza la relatività generale.
ne risente meno, in maniera meno giustificabile. È un po' né carne né pesce, però bene o male, la luce risente della gravità. La teoria della relatività generale ha dato una dimostrazione più elegante, molto più elegante, di gran lunga più elegante. Cioè, non so se ne abbiamo già parlato, perché io insegno anche all'università a terza età, non ci capisco più niente, cosa ho detto qua, cosa ho detto là, non lo so. Cioè, il Sole attrae la Terra. Come fa il Sole ad attrarre la Terra? Cosa si scambia? Le particelle cariche elettricamente si scambiano dei fotoni e quindi interagiscono. Ma la Terra col Sole, come interagiscono? Come fa il Sole ad attrarre la Terra? Perché la Terra risente dell'attrazione gravitazionale del Sole? C'è qualcosa che li lega. Newton, a questo proposito, prende le distanze, dice: non lo so. No, quindi, dato che non so, non ho una spiegazione scientifica, non azzardo ipotesi. Sono le parole finali dell'opera monumentale di Newton, ipotesis non fingo. Cioè, dato che non so che cosa agisca fra la Terra e il Sole, e fra la Terra e le pere, fra la Terra, la famosa pera di Newton, eccetera. Non lo so cosa sia, qualcosa agisce, ma io non so che cosa, non so dare una giustificazione e non azzardo ipotesi. In effetti, i pianeti non si scambiano niente, non ci sono particelle che attraggano la Terra. Nei campi elettromagnetici ci sono i fotoni che attraggono le cariche più e le cariche meno, ma la Terra no, non ha cariche, non ha niente. La spiegazione di Einstein è estremamente elegante, cioè una massa non attira niente, si limita a curvare uno spazio-tempo, non uno spazio. Curvare uno spazio-tempo e qualsiasi oggetto a qualunque velocità vada nel suo spazio va indisturbato diritto davanti a sé, senza nessuna deviazione di nessun genere. Solo che lo spazio-tempo nel quale cammina è curvato e quindi descrive una curva. Come, no, come una nave che cammina sulla superficie del mare, cammina tranquillamente dritta davanti a sé, però descrive una curva. Questa è una curiosità. È curvo non lo spazio, ma lo spazio-tempo. Mi spiego. Tu sei seduto davanti a me e sei fermo lì. Fra un secondo non sei lì, sei lì, ma spostato di 300.000 km avanti nel tempo, un secondo alla velocità della luce. E sei lì. Se tu fossi in caduta libera, questa è una curiosità, poi se volete, perché c'è da parlare per delle ore su questo argomento, però ve l'anticipo così. Se tu fossi in caduta libera, cioè non fossi seduto sulla seggiola, non avessi il pavimento, fra un secondo saresti 5 metri più in basso, no? Caduta libera. Quindi tu, se sei seduto sulla sedia, fra un secondo sei 300.000 km lì. Se sei in caduta libera, sei 300.000 km, 5 metri più in basso. La curiosità della relatività generale, forse potrebbe essere giusto un argomento su cui parlare, è che la strada più breve è quella verso il basso. Cioè, ma sei scemo. Cioè tu vai così, vai diritto, invece così fai curvo verso il basso, la strada curva verso il basso è la più breve. È la geodetica, è la curva più breve in uno spazio-tempo, è
d'accordo? Non accelerato. Perché lui è accelerato perché sta fermo. Se cadesse non è accelerato. Se cadesse è in caduta libera, infatti i pesi non li sente come nelle stazioni spaziali. Invece lui è accelerato verso l'alto dalla seggiola che lo tiene su, 90 kg sarà più o meno, no? Cioè ha una seggiola che esercita una spinta su di lui di 90 kg, se non c'è la seggiola lui cade giù. Quindi lui è accelerato e il corpo che cade in caduta libera non è accelerato, il corpo che cade in caduta libera fa un percorso più breve, beh, fine della digressione. No, 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 perché andiamo, intendiamo troppo. Torniamo alla nostra materia. Questi sono i disegni di lente, questa è com'è, la lente gravitazionale evidente, questo si chiama proprio anello di Einstein, ce ne sono diversi, ce ne sono state scoperte tantissime, proprio perché la luce va diritta, ma percorre uno spazio-tempo curvo. Dato che noi ci muoviamo anche noi nello spazio-tempo, vediamo una traiettoria curva nello spazio. Ma non è una traiettoria curva nello spazio. Noi la vediamo curva nello spazio perché la traiettoria poi è curva nello spazio-tempo. Noi andiamo nello spazio-tempo anche noi e vediamo la curvatura sulla dello spazio. È come se io sono sul treno, vedo il moto di uno che è sul treno con me, lo vedo rispetto a me, dico cammina così, però visto dal marciapiede ha un moto completamente diverso e una velocità completamente diversa. È una questione di sistemi di riferimento. Quindi siamo a cercare di capire dov'è la materia oscura. Ora, abbiamo visto, che non emette e non assorbe radiazioni. Questo non deve farlo, tassativamente, ma non solo per il Big Bang. Che dice, vabbè, il Big Bang, insomma, a un certo punto, nella teoria del Big Bang possono anche esserci delle crepe. Neanche per così, può essercene una di più. No, la nostra realtà richiede che la materia oscura non interagisca elettromagneticamente. Diceva perché? È tassativo. Prendiamo una nube di gas diffuso nell'universo. Per un motivo, per una perturbazione di qualsiasi genere, onda di marea della galassia, una stella che gli esplode vicino, insomma una turbativa, una stella che gli passa a mezzo, una turbativa qualsiasi, si crea una zona più densa. Questa zona più densa aumenta la gravità, e comincia a attrarre. La gravità cresce col quadrato della vicinanza e quindi comincia ad attrarre materia. E la materia si concentra e si scalda. Tutti noi abbiamo visto che comprimendo un gas con la pompetta alle cose diventa, ti brucia le mani, ti brucia, no? E la materia si scalda. Ora, la forza di gravità, il campo gravitazionale è quello che si chiama un campo conservativo, cioè l'energia gravitazionale, l'energia meccanica si conserva, la quantità di moto si conserva. Due palline si attraggono una con l'altra, si scontrano e rimbalzano, rimbalzano esattamente nello stesso punto di prima. Se noi guardiamo un pendolo, il pendolo va su, scende, va su, scende, va su, scende, va su, il pendolo continua ad andare su e giù. Perché il pendolo si ferma? Perché fa attrito con l'aria e disperde la sua energia meccanica sotto forma di calore. Tutto quello che avviene al mondo avviene per la trasformazione di un tipo di energia in un altro tipo di energia. La nube di gas si condensa, si scalda, emette questo calore con una radiazione termica. Emette calore,
La radiazione termica porta via energia. È come se avessero aperto il rubinetto della vasca da bagno. I corpi rimbalzano, ma non possono più rimbalzare alla stessa distanza di prima, perché una parte dell'energia è stata irraggiata e se n'è andata. E quindi ad ogni, come la pallina, ad ogni rimbalzo si deforma, trasforma un po' di energia in calore, lo irraggia nell'atmosfera e alla fine la pallina si ferma. La nube di gas si condensa, si scalda, emette calore. Non è più in grado di tornare allo stato iniziale e quindi resta più condensata. Sente la gravità, si condensa ancora, si scalda di più, emette calore e resta sempre più piccola. C'è un teorema che è chiamato il prezzemolo della fisica, che è sempre a mezzo come l'acqua minerale, si chiama teorema del Viriale, che ci dice esattamente che durante questa contrazione, per stadi successivi di equilibrio, la stella può emettere metà, esattamente metà dell'energia gravitazionale della nube primordiale e metà la conserva sotto forma di calore. Questo è quello che permette la formazione di una stella perché al centro arriva a 15-16 milioni di gradi e possono iniziare le reazioni termonucleari. Ma allora, se noi abbiamo questa enorme quantità di materia oscura che si condensa, se emette energia elettromagnetica, si formano le stelle di materia oscura. Dovrebbe esserci pieno, dovrebbe esserci 20 volte più stelle di materia oscura che di stelle ordinarie. E invece la materia oscura, per definizione, noi la cerchiamo tutta uniformemente diffusa. Perché? Perché non agendo elettromagneticamente non è in grado di disperdere l'energia gravitazionale. L'energia meccanica della materia oscura si conserva, non può essere eliminata, non può essere eliminata, e quindi la materia oscura resta dispersa. È proprio quello che ci serve. Se non fosse così, bisognerebbe inventarla. E forse è stata inventata. Perché cosa potrebbe essere la materia oscura? Ipotesi, non emettono né assorbono luce, abbiamo visto questo è tassativo, perché altrimenti si formerebbero delle stelle di materia oscura. Non si scontrano con la materia ordinaria, o perlomeno non ancora. Però questo è da stabilire, perché negli anni scorsi c'è stato un esperimento italiano che pareva aver dimostrato che forse si scontrano, cioè i neutrini non si scontrano con la materia ordinaria, o meglio, le passano attraverso, però ogni tanto qualcuno si scontra. Se queste particelle si comportano come i neutrini, gira e gira, cammina, 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 prima o poi qualcuno si sconterà. Si sperava di averlo messo in evidenza, un esperimento italiano, che invece poi si è rivelato sbagliato, peccato. Non si scontrano molto raramente. Non subiscono la pressione, non hanno niente. Sono neutrini grossi, ecco. Sono esattamente come i neutrini, però massicci. Però i neutrini si riescono a rivelare, però se ne rivela uno su 1.000 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, però uno su 1.000 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi si rivela. C'è la speranza di essere riusciti a misurare anche queste particelle. Era una speranza, ma sembrava proprio, c'era proprio. Avevano messo sottoterra, mi pare, sotto il Gran Sasso, avevano messo dei rivelatori. Dicevano, la materia diffusa è diffusa, la Terra girando attorno al Sole cammina a 30 km al secondo in un senso e poi 30 km al secondo nell'altro. Quindi, rispetto alla galassia, c'è un momento in cui va più veloce e un momento in cui va più lenta. Quindi, ammesso che avvengano degli scontri, quando va più veloce, cioè il suo moto, come l'epiciclo, concorde con la moto attorno al centro della galassia, ne incontra di più. Quando il moto è discorde, ne incontra di meno. E c'erano state delle rivelazioni di particelle che
mostravano una ciclicità sorprendente. Non hanno voluto pubblicarlo, giustamente, perché sarebbe stata una prima rivelazione della materia oscura. Non hanno voluto pubblicarlo perché era un esperimento un po' raffazzonato, un po' fatto con poca roba. Hanno riprovato a farlo in Australia, molto più approfondita, eccetera, e questa ciclicità non si è confermata e quindi ci siamo risparmiati una brutta figura. Ammirevole questa direttrice di questo lavoro, che dicono che è una persona molto scorbutica, che io non conosco, ma dicono che proprio non ha voluto, proprio non ha voluto pubblicare il lavoro finché non fosse stata sicura, e ci siamo, insomma, non come la fusione fredda, per capirci. Ecco. Comunque, finora non sono state trovate. Questa è la caccia che avevano fatto, no? Sono rivelatori che rivelano rarissimi urti. Adesso, che ore sono? Io qui volo, poi vi arriverà tutto questo se vi collegate, eccetera. E ci sono. Non c'è niente di sacro nella fisica. Hanno detto, vabbè, e se invece che la materia oscura fosse sbagliata la legge della gravitazione universale di Newton? Niente lo impedisce. Cioè, niente lo impedisce, devi trovare le prove. E sono nate diverse teorie alternative. Diverse teorie alternative che adesso vi elencherò, però quindi sembra di essere tornati ai tempi della ricerca dell'etere dell'Ottocento, no? Dopo 50 anni di ricerca e investimenti non si trova, dunque potrebbe non esistere. E infatti l'etere, per quanto se ne sa, non esiste. Anche se non esiste, eh? Ma mi ricordo il titolo del lavoro che vi ho citato, che parla dell'anisotropia della radiazione di fondo e del moto della Terra, della galassia rispetto al fondo a microonde. L'articolo, cercatelo sulle scienze, può darsi che ci sia nei numeri vecchissimi, la radiazione di fondo, mi pare, è la nuova deriva dell'etere. Cioè, perché in fondo, se questa è così una digressione. Da sempre la fisica cerca un sistema di riferimento privilegiato. Lo cerca dai tempi di Galileo, no? Le trasformazioni. Un sistema di riferimento che valga per tutti. E non c'è. Però adesso, con questo sistema, con questo fondo a microonde rispetto al quale la nostra galassia sembra muoversi, dice, vuoi vedere che abbiamo trovato abbiamo trovato il sistema di riferimento? Potrebbe essere. È un po' una lite. Che noi, da Newton in poi, abbiamo sempre immaginato due cose su cui non si discuteva. Lo spazio c'è, che lo misuri o non lo misuri, e il tempo scorre sia che lo misuri sia che non lo misuri. E lo spazio e il tempo sono gli stessi per tutti. Tranquilli, lo spazio e il tempo sono lì, c'erano prima che tu arrivassi. Il mondo, la nostra materia, il nostro universo, quello che diavolo volete, viene, recita la sua parte su questo palcoscenico che è costituito dallo spazio e dal tempo. Dopodiché te ne vai, fai armi e te ne vai, e lo spazio e il tempo rimangono lì, che sono assolutamente indipendenti da te. Lo spazio non dipende dalle galassie, il tempo non dipende dalle galassie. Le galassie si muovono, si parlano, si scontrano, si picchiano, nascono e muoiono nello spazio. In un certo tempo. Nel 1904, e poi esperimenti successivi, hanno dimostrato che non è per niente così. Cioè,
Cioè esiste il palcoscenico, ma non sono nello spazio né nel tempo. Il palcoscenico è la velocità della luce. Boom. Allora, cioè, il palcoscenico rispetto al quale tutti devono confrontarsi non sono più né lo spazio né il tempo, ma la velocità della luce. Comunque adesso uno spazio e un tempo che sono gli stessi per tutti, forse l'abbiamo trovato di nuovo, che è questo etere. Insomma, è proprio il bello dell'astronomia. È che quando è quello che io dico sempre, la teoria è una cavagna che fa acqua da tutte le parti. Ogni tanto si trova una perdita, da qua ci mettiamo una pezza, ci abbiamo messo una pezza con quattro chiodi, la pezza l'abbiamo tappata e adesso fa acqua da tutti e quattro i chiodi. Cioè, è proprio, non si finisce mai, è proprio forse la cosa più bella dell'astronomia, è che non si finisce mai. Non si finisce mai. E che ti obbliga a studiare cose che non avresti studiato. Perché se non le studi non puoi andare avanti, non riesci a capire, eccetera, lo devi studiare per renderle conto e studi delle cose che ne avresti fatto volentieri a meno, ma le fai perché a un certo punto è scritta in 10 lingue diverse questa maledetta astronomia. E bisogna studiarle tutte e 10 prima o poi. Tutta la vita. Infatti si dice gli astronomi non vanno mai in pensione, perché studiano tutta la vita. Quindi potrebbe non esistere. Cioè non c'è nulla di più difficile che trovare un gatto nero di notte, soprattutto se non c'è. Ora qui sono elencate, ci sono le ipotesi alternative. Io ve le do come ipotesi, poi se volete approfondire, comunque se c'è tutto scritto, cerchè dove. Che la formula della gravità di Newton sia, che poi gira e rigira quella di Einstein, ricalca a grandi linee quella di Newton, perlomeno, per grandi distanze, sia sbagliata. Cioè che a grande distanza la gravità non si diminuisca come prevede Newton, ma diminuisca di meno. Questo qua è il primo a parlarne. Modifichiamo. Però non c'è niente contro questo tipo di modifiche, no? Cioè, ce n'è anche un altro, no? Vabbè, queste qua sono le formule. Queste sono le velocità di rotazione, quelle osservate e quelle previste sono diverse, no? Come si vede, non è altro che quei diagrammi che avevo prima fatto vedere, che invece che andare e scendere vanno diritti. Questo è praticamente la sintesi del metodo scientifico. Cioè si fanno delle osservazioni, si fa un modello, fanno previsioni, verifica le previsioni. Se le previsioni sono verificate, il modello è giusto, altrimenti si torna indietro. Queste teorie alternative per adesso fanno previsioni che sono così limitate, così impercettibili da sfuggire alla possibile conferma. Perché fare delle previsioni che spiegano, per esempio, questa, no? Questa, per esempio, fa delle previsioni che, guarda, si accordano con l'osservazione. Anche le misure di Keplero si accordavano con l'osservazione. Ma Keplero, le leggi di Keplero non sono teorie fisiche, sono leggi. Proprio sono puramente sperimentali. Una legge deve fare delle previsioni verificabili. Poi le leggi di Keplero in seguito hanno fatto delle previsioni che si sono verificate, ma dopo sono diventate leggi, ma sul momento no, finché prevedevano solo quello che succedeva, no, prevedevano quello che succedeva e basta. Faccio un esempio. Che anche questo faccio da 1000 anni.
Io osservo che un corpo da 5 metri cade in un secondo. E posso dire, un corpo cade a 5 metri al secondo. È giusto. Osserva, 5 metri, ci ha messo un secondo, cade a 5 metri al secondo. Però non è una teoria fisica, è una osservazione. È una giustificazione con i numeri di una osservazione. Perché se io provo che da 10 metri non cade in 2 secondi, cade in un secondo e mezzo. Però lavorando su una osservazione, posso arrivare alla legge. La legge dice che cade in un tempo che è proporzionale alla radice al quadrato del tempo impiegato, le leggi del moto accelerato. Una legge fisica che preveda esattamente quello osservato è un aggiustamento dei numeri e basta. Hai trovato delle formule che vanno bene per quei numeri. Che previsioni fa? Fa delle previsioni, sono verificabili? Per adesso no. Vabbè, parliamo quando sono verificabili. Perché è inutile fare un modello matematico che renda ragione di quello osservato e non faccia previsioni. Cioè, una teoria, per chiamarsi teoria, deve essere verificabile, ma soprattutto deve essere falsificabile. Strano, eh? Ci devono essere degli esperimenti che la confermano, ma deve essere possibile un esperimento che la renda falsa. Questo ha detto Karl Popper, filosofo della scienza, eccetera. Cioè una teoria deve prevedere, per esempio la teoria del Big Bang è chiamata teoria, però fino a un certo punto, perché non è possibile fare un universo diverso e vedere se le cose vanno diversamente. Bisognerebbe poterlo fare. Ma se non lo puoi fare, allora non è una teoria, è quasi una teoria. All'onore di chiamarsi teoria, dopo che ha fatto previsioni verificabili, perché ha fatto 3 previsioni che si sono verificate tutte e tre: abbondanza di idrogeno e elio, radiazione di fondo e presenza del deuterio. Tutte e tre non sono giustificate da nessun'altra teoria. Per capirci, solo lei, specialmente il deuterio, non c'è nessun'altra teoria al mondo che giustifichi l'esistenza dell'acqua pesante sulla Terra. Non esiste. Quindi ha il diritto di chiamarsi teoria, però per dirlo veramente, tutta bisognerebbe che ci potesse fare una teoria, un modello diverso, far andare le cose diversamente e vedere che sì, in effetti un universo, se le cose fossero diverse, l'universo sarebbe andato diversamente. Ma chi lo fa un altro universo? Io non sono capace, se siete che potete proporre. Comunque, questo qua rende ragione dell'osservato. Vabbè, aspettiamo. Può darsi. Questi qua sono tutti cose che. Vabbè, queste qua sono tutte conferme della relatività vecchie, questi sono gli strumenti con cui si cerca. Questo mio amico qua è molto più approfondito di me. Questa qua è una cosa che è uscita recentemente e che è quella che si chiama, che si potrebbe chiamare una bastonata nel lume. Secondo Newton, giustamente, il fatto che il Sole ruoti o meno sul suo asse non fa nessuna difficoltà, nessuna differenza. Secondo la relatività generale, il fatto che il Sole ruoti, che i pianeti ruotino, che tutto il sistema solare ruoti, prova, non c'era, mi sembrava che ci fosse il disegno, no, non c'è, no. Prova che Gaia ha contato le posizioni di un miliardo di stelle, mi sembra, che stia misurando Gaia, sì, più o meno, proprio misura, un paio di misure che a me interessavano particolarmente di stelle piuttosto luminose, non le può fare perché è tarato per misurare stelle pochissimo luminose. Vabbè, comunque e sembra che le posizioni reciproche di queste stelle e i loro movimenti, eccetera,
siano compatibili con la relatività generale senza ulteriori, non ce n'è più, senza ulteriori accomodamenti. Cioè, le stelle osservate da Gaia sembrano muoversi intorno al centro della galassia in una maniera compatibile con la relatività generale, forse senza la materia oscura. L'ho letta, me l'ha scritta lui, l'ho letta, mi riservo di indagare con beneficio, come dire, accettiamo con beneficio di inventario. Certo che sarebbe, però a questo punto ci troviamo un braghe di tela per gli ammassi di galassie, perché gli ammassi di galassie non c'è un corpo centrale che ruota. Insomma, te ne danno una cotta e una cruda. Tutte le volte che sembra, oh, finalmente abbiamo. No, no. Ti dà una risposta a questo e ti crea 10 domande. Quindi attualmente la materia oscura sembra un po' meno indispensabile di quanto sembrava qualche anno fa. Qualche anno fa sembrava indispensabile. Nessuno ha la minima idea di dove sia, di come sia. Si sa solo che non deve interagire elettromagneticamente. Non è un grosso problema perché i neutrini non interagiscono elettromagneticamente. Non si sa niente di più. Non deve interagire elettromagneticamente e va bene. Speriamo. È tutto da scoprire. Fra l'altro, succede una cosa che poi a un certo punto ci sono delle cose che io le chiamo operazione Spirito Santo. Proprio cioè. Per rendere piatta la geometria dell'universo, per rendere l'universo esattamente alla densità critica, quella che ci vuole, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che serve una grande quantità di materia più dell'osservata. Prima eravamo al 3-4%, cioè la densità di materia, la densità richiesta nell'universo era troppo grande per essere compatibile con quel 2% che si osserva, 3% troppo poco. Però con la materia oscura non siamo riusciti, non è sufficiente ad arrivare al 100% che ci serve, ma si arriva intorno al 40%. Quindi dal 40% al 100% non siamo più così come lontani come dal 2 al 100. Allora, potrebbe, giustamente, la materia oscura ci porta al 40. Sappiamo cos'è? No. Ma dal 40 al 100, se ci fosse una energia oscura, che fra l'altro ci servirebbe proprio per spingere le galassie, per spingere l'universo a dilatarsi. E se, quella quantità lì che serve, sarebbe proprio quella che serve per creare la dilatazione dell'universo. Arriveremo al 100%. Allora, il 2% lo troviamo, lo vediamo. Il 40% è la materia oscura, se c'è. Manca il 60%. Potrebbe essere l'energia oscura. Come diceva Pallavicini, della materia oscura sappiamo zero. Dell'energia oscura sappiamo zero al quadrato. Cioè, l'energia oscura è proprio, proprio lo Spirito Santo, venuto. Giustifica la piattezza dell'universo, giustifica l'espansione dell'universo, fa tornare i conti. Vabbè, però adesso. Insomma, io mi ricordo, vabbè, forse voi non avete così digressione, mi ricordo un amico che veniva spesso a fare, ai tempi di Urania, veniva spesso a fare le conferenze qui a Genova, eravamo ancora
un rapporto di amicizia, avevamo stretto. Carissimo ragazzo, bravo ragazzo, si occupava di meccanica celeste, insegnava la Normale di Pisa, si chiamava Farinella, mi pare, Paolo Farinella, sì. È morto giovane, aveva dei problemi, che è morto molto giovane. E lui diceva, sto parlando degli anni 70, quindi subito dopo la seconda crociata, mi diceva: mi piace la cosmologia, mi piace, eccetera, eccetera, però non sai fino a che punto sia scienza e da che punto poi siano chiacchiere. E allora mi dedico alla meccanica celeste, ed era un'autorità mondiale su asteroidi e cose del genere. Si Farinella poi era anche molto impegnato politicamente. Ma io dico: ma ci sono domande? Possibile, nessuno fa domande? Quando nessuno fa domande, hanno capito tutto, non hanno capito niente. Volevo chiedere una cosa, Parla perché le galassie forte ruotano, perché sono sordo e mio visto apparecchio che le acustico. galassie ruotano si dovrebbero disfare, cos'è che tiene? Qual è il collante che tiene tutto il resto? Allora, le possibilità sono due. Sono diverse. Siamo tre, diciamo. C'è della materia. Le galassie sono piene di materia che collabora alla gravità e quindi aumenta la velocità di fuga, aumenta la velocità orbitale e impedisce di disperdersi. Le galassie sono più compatte, fra l'altro si espandono anche molto perché si osservano anche molto più lontane di dove siamo noi, hanno aloni enormi, quindi le galassie sono molto più massicce di quanto le vediamo. E la forza di gravità di questa materia in più sarebbe pienamente sufficiente a mantenerle compatte, mantenerle storiche. Cioè, a un certo punto i satelliti girano attorno alla Terra, se gira troppo veloce deve disperdersi, se non si disperde, cosa vuol dire? Vuol dire che la Terra pesa di più. E questo, la materia oscura, la galassia pesa di più, la forza di gravità è maggiore e le stelle non si disperdono. Le galassie pesano di più, gli ammassi di galassie sono tenuti compatti, non si disperdono e questa materia oscura giustifica. La seconda spiegazione è che ci siamo sbagliati nelle misure. Non sembra perché le misure sono troppo belle e troppo coerenti per tutte le galassie osservate. Secondo me ci siamo sbagliati nelle teorie della gravità. Cioè, sono sbagliate. Cioè, una è, se la gravità è giusta, ci vuole l'altra materia. Se non c'è altra materia, è sbagliata la teoria della gravità. Una delle due, non ci sono alternative. C'è la terza alternativa, ci siamo sbagliati nelle misure. Però è un po' remota, cioè, non sono misure fatte. Con misure, cioè, misure accurate che richiedono anni di osservazione e decenni di lavoro. Cioè, le misure sono quelle: o c'è più materia, o è sbagliata la gravità. Per gravità intendo non certo quella di, cioè anche quella di Einstein, cioè la relatività possono esserci. Anticamente Einstein aveva introdotto il fattore lambda, no? La repulsione cosmica che giustificava la struttura dell'universo. Però la repulsione cosmica è una teoria che non può, cioè, concettualmente non può andare bene, perché è una repulsione che cresce con la distanza. La gravità diminuisce con la distanza. Le galassie si trovano alla giusta distanza. Però capiti che mu muovi un orecchio da una parte e ti trovi dalla parte di là e precipiti da una parte o dall'altra. Perché l'effetto, se una galassia leggermente si trova più lontana, la gravità diminuisce e la repulsione aumenta, e quindi vum, si trova più vicina, la gravità aumenta, la repulsione diminuisce e vum, precipita. Quindi è come mettere 10 lire in equilibrio sulla cima del Monte Bianco. Metti la moneta così, cade da una parte o cade dall'altra, finisce nell'Adriatico o finisce nel Golfo del Leone. Quindi le situazioni di equilibrio instabile
in cose che durano da miliardi di anni non sono accettabili, cioè non sono proprio fisicamente accettabili. Perché è un equilibrio, si trova in un equilibrio instabile. A un certo punto comincia a condensarsi o a disperdersi. Ma perché? Cioè perché adesso e non 1.000 anni fa, o 1 milione di anni fa, o 1 miliardo di anni fa? È come la visita degli extraterrestri. Ci è facile, vengono, ci mettiamo in comunicazione, cioè è possibile che ci siano civiltà extraterrestri, ma perché adesso? In un universo che ha 13 miliardi di anni, perché adesso e non 5 miliardi di anni fa? O 500 milioni? O anche bastano 500 anni fa? 500, 200 anni fa le notizie della battaglia di Waterloo sono arrivate a Parigi con i segnali di fumo sulle torri, come gli indiani, con il pelle rossa. Oggi noi comunichiamo con le onde radio, fra 500 anni comunicheremo ancora con le onde radio. È sperabile che, perché oggi siamo convinti di conoscere la fisica, forse. Fra 500 anni diranno, ma guarda quegli scemi, con le onde radio, noi con le onde psiconeutriniche, quelli lì, erano proprio dei cavernicoli. Quindi noi oggi siamo in grado di comunicare con le onde radio. Perché una civiltà aliena dovrebbe voler comunicare con noi, ammesso adesso? 1.000 anni fa, probabilmente c'era le crociate. 10.000 anni fa c'era l'uomo di Neanderthal, 20.000, no, 50.000 anni fa. Dammi qualche altra domanda, eh? Non so se ho risposto. Avete delle domande da fare? Vediamo un po'. Nessuna domanda allora? Ecco qua. Eccoti qua. A posto. Comunque tenete presente, noi così, diciamo, i buchi neri non possono emettere la radiazione elettromagnetica, quindi a un certo punto non si possono formare. Tutto quello che avviene al mondo succede per la trasformazione di una forma di energia in un'altra. Da tutte le parti, anche sulla Terra. Arriva energia dal sole, è energia elettromagnetica, radiativa. Arriva sulla Terra e un albero la trasforma in energia chimica. Brucio la legna in una caldaia e trasformo l'energia chimica immagazzinata dal legno in energia termica. Attraverso il pistone di una locomotiva trasformo l'energia termica in energia meccanica. Attraverso l'energia meccanica trasformo la locomotiva, la metto in movimento. È altra energia meccanica che però fa attrito con l'aria, attrito sulle rotaie e si trasforma in energia termica che viene dispersa nell'atmosfera. È l'atmosfera di notte. Emette nello spazio esattamente tutta l'energia che l'albero ha ricevuto dal sole. Cioè il bilancio è zero. Tanta energia arriva di giorno, tanta energia viene emessa di notte. Quando il giorno dura di più, la Terra si scalda, quando il giorno dura di meno, la Terra si raffredda. Ma il bilancio è zero. Tanta energia arriva e tanta energia va. E la quantità di energia è sempre la stessa. Allora, cos'è che cambia? E cambia fortemente? È l'entropia. Arriva energia pregiatissima, a bassissima entropia, e viene dispersa nello spazio energia squalificata, sputanata, al massimo.
ad altissima entropia. Cioè, il Sole fornisce entropia, non energia. Il Sole ci fornisce, perché l'energia che ci fornisce il Sole noi la vediamo tutta. Però arriva energia con entropia molto bassa e noi restituiamo energia con entropia molto bassa. È come la condotta forzata. C'è acqua sopra, c'è la turbina e l'acqua sotto. La turbina genera energia, però l'acqua è sempre la stessa. Non è che l'acqua si perda. È acqua pregiata perché è in alto e acqua squalificata perché è in basso. Quello che cambia è l'entropia. C'è da fare dei bei discorsi sull'entropia, perché è la cosa più importante dell'universo. Un grande fisico disse: Dio ha creato due cose, i numeri naturali e il secondo principio della termodinamica, che è il concetto di entropia. Tutto il resto lo abbiamo inventato noi. Non è male come idea. Nessun altro e nessun nient'altro da chiedere? Che io se mi fate parlare, io parlo fino a domani mattina. Chiudiamo. Qualsiasi discorso fisico deve fare più domande. No. Direi niente domande, niente. Allora ricordiamo magari la prossima settimana, venerdì prossimo, Alessandra, ci dovrebbe essere la conferenza di Alessandra, aspettiamo conferma perché anche lei non stava benissimo, che parlerà dunque delle galassie e non si vede di nuove scoperte. Invece il primo di aprile ci sarà la presenza di astronomia con il nostro amico del dottor Venezia dell'osservatorio di Sesto Ponente. Basta, siamo a posto così. Grazie di tutto. Grazie a tutti. Grazie.